Ciao a tutti, eccoci qui con la undicesima guida di Pokémon Sun Silver. In questa guida batteremo il capo palestra Raffaello, scusate, che è il secondo. Adesso qui ho sbagliato. Ci scontreremo con questo qui. Mannaggia. Ora lo affrontiamo velocemente. Tanto solo due Pokémon. Noi usiamo beccata. Usa pille vava, non ci fanno il tubo. Weedly, lasciamo lui. Usiamo beccata. Un altro beccata ed è fatto. Ok. Abbiamo sconfitto. Allora torniamo subito indietro. Andiamo qui. Ah, gli allenatori nella palestra li ho già battuti gli altri. Quindi mi rimane solo quello lì. Io ci sono cascato. Tiriamo lì la leva. Torniamo indietro. Qui. Tiriamo la leva. E andiamo a sfidare Valerio, capo palestra. Assorbiamo un attimo. Ok, allora. Vediamoci con Valerio. Con Raffaello, scusate ancora, ma allora siamo beccata. In questo caso andiamo in campo bello Sprout. Intanto curo. Curo tutta, ammazzato, andiamo in campo tutta, ipnosi, lo addormentiamo, beccata, 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 e lo ammazziamo, ok, e sale a livello 18. Adesso andiamo in campo Marek, che voglio farlo salire di livello. Usiamo uno shock anche se non è molto efficace. Azione. Tuono shock. Tuono shock. Ed ecco qua. Quindi in campo Katuna, noi usiamo tuono shock. Ancora tuono shock. E Katuna è qua. Adesso ci sarà la medaglia. Più l'MT, mi viene in mente, aspettate, vediamo subito. Potremmo usare taglio e ci darà l'MT 89, che sarebbe retromarcia. Ovvio, che è quella che usava Scyther. Adesso torniamo indietro. Abbiamo ancora questa leva. Andiamo. Adesso andremo a curare i Pokémon e andremo a sfidare il rosso, che noi abbiamo chiamato Chip, mi sembra. Usciamo. Andiamo a curare i Pokémon. Ok, allora adesso mettiamo Marek come primo al posto di Uttut. Proviamo a uscire, ma che arriva? Chibi. Ok, abbiamo chiamato Chibi, che sarebbe rosso. Tre Pokémon, tuono shock e faccio anche a
Livello 16, Maref dovrebbe evolversi dopo. Noi sostituiamo subito con... Nessuno, lasciamo Maref, usiamo Tuno Shock. Mannaggia. Andiamo in campo bello, Sprout. Ok, adesso andiamo in campo tutto. Usiamo ipnosi, proviamo ancora con ipnosi, proviamo ancora, mannaggia, ok, ce l'abbiamo fatta finalmente, usiamo Baraonda, si è svegliato intanto. Non ci rimane che Chikorita. Purtroppo lui ci attaccherà per primo. Ma noi riusciamo a ammazzarlo. E andiamo in campo Maref. Ma curiamo subito Chikorita, che useremo contro Zuba. Anzi, curiamo anche Maref. Ok, allora usiamo Tuno Shock. Un altro Tuno Shock lo faccio anche a po'. Eh sì, non faccio anche a po' nessuno. Andiamo in campo Chikorita e usiamo Fogerame. Usiamo azione, Zubat è KO, sarà a livello 17. Ok, abbiamo battuto Chibi. Maref si evolve in Flappy e Chikorita si evolve in Bailiff. Due evoluzioni in una volta. Wow. Allora, adesso se ne andrà. E questo è tutto. Ci salutiamo, questa è stata l'undicesima guida, ciao a tutti, alla prossima, commentate, scrivete, Lucibe vi saluta.